Prosegue la lotta a due nella seconda categoria, girone C, quella della delegazione di Catanzaro tra Le Castella Calcio e Polisportiva Palermitte. Entrambe le compagini che guidano la classifica hanno avuto la meglio oggi sulle rispettive avversarie, 4-1 per Le Castella nei confronti del Real Giano, con una tripletta del sempre più sorprendente Papaleo, che si avvicina alla testa della classifica dei marcatori, e il 2-0 in trasferta della Polisportiva Palermitte a Valle Fiorita contro la Nuova Valle, con i gol di Marinaro e Fulcini. Quindi questa lotta che prosegue per le due compagini che sono in testa alla classifica, e vengono seguite adesso da altre due squadre che sono distanziate di 6-7 punti dalle prime due: l'Academy Girifalco, che dopo la vittoria nel recupero di mercoledì a Squillace contro lo Schilleggiano per 3-1, alla meglio anche nel turno odierno contro il Real Cotronei, sempre con lo stesso risultato, 3-1, e qui sono proprio gli stranieri le armi vincenti della squadra di Girifalco, perché sono tutti e tre i marcatori della squadra girifalcese: Sanianga, Bandiang e Ghiammè, e come lo erano stati anche nella partita di recupero contro lo Schilleggiano, con l'inserimento anche dell'altro gol di Coniti. Quindi dicevamo, una lotta a due e un inseguimento anche per altre due, appunto Academy Girifalco e Sersalese. La Sersalese che ha avuto la meglio sempre nell'anticipo di sabato, 2-1, sulla quinta in classifica il Petronà, e quindi rimane la Sersalese in quarta posizione. Il Petronà a questo punto verrebbe distaccato di 10 punti dalla seconda, e quindi non potrebbe fare i play-off. Restano ormai lontane dalla zona altissima della classifica le altre squadre: il Real Crotonei, che è stato sconfitto appunto dall'Academy Girifalco, e le altre squadre come la Torre Melissa, che è una delle squadre che pareggia di più in questo campionato, ben 8, e anche questa volta è andata a pareggiare a Crotone nel derby appunto contro il Crotone per 0-0. E vince anche lo Sporting Caccuri 3-1 sul Real Cropani, e a questo punto in pratica si allontana lascia l'ultima posizione in classifica, portandosi a 12 punti, raggiunge il Real Cropani e allontana appunto Nuova Valle, Real Giano e Schilleggiano. Quindi un Sporting Caccuri che nel girone di ritorno sta cominciando a macinare punti e ad allontanarsi dalla zona bassa della classifica. Ma come abbiamo sempre detto, qui il discorso si fa a due, e chiaramente le altre devono inseguire la possibilità, l'Academy Girifalco, che deve incontrare appunto le due di testa, di vedere se riesce ad inserirsi nella lotta per il primo posto, dovrà accontentarsi di una posizione per i playoff. Rimanendo nello specifico nella derby tra Nuova Valle e Polisportiva Palermitte, dobbiamo dirvi di una bella partita giocata dagli ospiti, che su un campo allentato dalla forte pioggia che è caduta prima e durante la partita, ha avuto la meglio su una squadra coriacea come quella guidata da Gianluca Macri, che è oltretutto era un ex che voleva ben fare contro la sua ex squadra. Ma la squadra di Maurizio D'Amico ha saputo giostrare con la sua classe, con i suoi uomini migliori nella tutta la partita, e ha ottenuto prima il gol con Marinaro di testa su un calcio di punizione dal limite, e poi con un bel tiro dalla distanza di Fulciniti, che batteva il portiere Stratoti, e quindi non ci sono stati problemi. È stata una partita un po' nervosa, però chiaramente in queste situazioni, quando una squadra deve lottare per non essere invischiata nella zona bassa e l'altra per cercare di mantenere le prime posizioni, e questo è tutto possibile. L'importante è che alla fine abbia vinto, come sempre, lo Sport.